Ciao a tutti! Benvenuti nella nostra 14ª lezione del corso di hand lettering e brush lettering. Oggi finalmente facciamo la lettera L! L'abbiamo fatta in tutte le salse nelle scorse lettere e questa volta ci siamo, facciamo la lettera L. Vi faccio vedere, come in tutte le altre lezioni, 10 modi per scrivere la lettera L in maiuscolo e 10 modi per scrivere la lettera L in minuscolo. Vi ricordo ancora che lo stile della L della prima riga maiuscola corrisponde allo stile della L della prima riga minuscola e di tutte le altre prime righe delle scorse lezioni. Quindi, se volete scrivere con lo stile delle lettere della prima riga, basta che guardate la stessa riga in tutte le lezioni. E così per tutte le altre righe, ovviamente. Questa volta, per comodità, mi sono numerata le righe, così spero di far capire meglio questo concetto. Quindi ho la prima 1, 2, 3, 4, 5 fino a 10 e poi ancora ricomincio per andare ancora da 1 a 10 per le minuscole. Iniziamo subito a fare le nostre 10 L maiuscole. Prima di cominciare vi dico che tutte le altre lezioni le trovate in alto a destra nel pallino, nella playlist appunto dedicata al corso di hand lettering e brush lettering, e nell'info box trovate tutto l'elenco dei materiali che sto utilizzando, nonché appunto il link delle penne brush che ho acquistato su AliExpress, se volete acquistare le stesse che ho acquistato io. Altrimenti le vendono ovunque ormai, Amazon, eBay, dove volete. Anche nei negozi, ovviamente. Iniziamo subito a fare la nostra prima L. La prima L è semplicissima, è quella che secondo me facciamo sempre ed è quella fatta così. È un incrocio di curve che diventano spesse solo quando andiamo verso il basso, altrimenti le linee sono esattamente sottili nello stesso modo. Quindi vado a fare anche, la vado a rifare, diventa spessa solo in questo punto. La seconda L inizia già ad assomigliare a una L minuscola perché è fatta così. La rifaccio ancora, anche questa qua diventa spessa solo quando andiamo verso il basso. La terza L è così. È una sorta di L maiuscola in stampatello che facciamo sempre, ma con qualche ricciolo in più. Ormai le mie pennine mi stanno un po' abbandonando, però continuiamo fin quando ce la fanno. Avete notato i numeri delle righe? Siamo a 4, poi c'è 5, ovviamente. Così nella nostra enciclopedia delle lettere, perché diventerà un'enciclopedia delle lettere, riusciremo più facilmente a trovare le lettere che ci servono. Faccio la prossima, che è simile alla prima, un pochino più arricciata, ha i riccioli più piccoli rispetto alla prima. La prossima è un po', te la devi immaginare che sia una L perché è fatta così. La successiva è simile alla L maiuscola che abbiamo fatto prima, in stampatello, ma è un pochino più decorata ed è fatta così. Praticamente inizia con un ricciolo. Scusate, la prima è meglio. La prossima è come la prima e la quarta, ma con dei riccioli un pochino più grossi. Il primo è il più grosso di tutti, quindi facciamo un grosso ricciolo in alto, scendiamo e ne facciamo uno più piccolo, così. Facciamo ancora,
La successiva è molto simile a una L minuscola ed è fatta così. A questo punto non ci fermiamo, facciamo un'altra stanghetta in questo modo. La penultima L maiuscola è anche questa qua una L in stile stampatello con i riccioli più marcati. Quindi iniziamo a fare un ricciolo marcato, scendiamo e a questo punto dobbiamo andare a fare l'altra gambettina con il suo ricciolo sempre marcato. Quindi ogni volta che andiamo verso il basso, linea spessa. L'ultima è la più semplice di tutti ed è fatta così. La rifaccio. Facciamo un movimento, una sorta di ricciolo, ma senza farlo vedere all'interno della gambetta, dell'incrocio delle due gambette. E queste erano le nostre 10 L maiuscole. Ora iniziamo a fare le L minuscole. Nelle L minuscole ho fatto un po' di casino e mi sono accorta di questo mentre registravo il video e soprattutto adesso nel montaggio. Quindi aggiungo questo piccolo fermo immagine e vi spiego che praticamente non ho seguito l'ordine della prima, della seconda e della terza lettera. Vi scrivo prima di ogni lettera a quale riga corrisponde. Purtroppo ho fatto casino guardando sul libro e ho invertito le posizioni, ho fatto un macello, adesso vedrete. Comunque io prima di ogni lettera vi dico vi scrivo in che linea dovete farla, così per far combaciare tutte le altre lezioni. Scusatemi ancora e vi lascio alla lezione. Inizio a fare la prima, che è fatta così. Ne abbiamo fatte già in tantissime lezioni perché appunto vanno a comporre le altre lettere. La seconda è un po' più ampia e così, che assomiglia molto più a una L minuscola, con il ricciolo più sottile. La terza sembra una C, non sembra affatto una L, perché è fatta così. La quarta è una L un po' più ricercata, parte con un ricciolo così, andiamo in su, scendiamo. Queste lettere non hanno particolare bisogno di spiegazioni perché ovviamente le linee diventano spesse solo quando andiamo verso il basso, come è giusto che sia. Procedo, faccio la quinta, che è molto simile alla seconda, ma alla fine è più ha questa gambetta in più e anche l'inizio ha un ricciolo un po' più marcato. La sesta è fatta così. La vado a rifare. L'ottava è stranissima perché è così. Allora, una riga che va verso l'alto. Poi scendiamo spessi e poi risaliamo così. Non so chi potrebbe mai interpretarla come una L, però io ve l'ho fatta vedere lo stesso. Ed è fatta così. È quella più classica che facciamo sempre. Poi c'è questa, che è simile a questa, aiuto, a questa, ma è un po' più ampia, quindi la faccio qua. Anche ancora.
E l'ultima è simile a quella classica, ma è più bombata, così. Ok, queste erano le mie 10L minuscole e 10L maiuscole. Io vi ricordo ancora che tutte le altre lezioni le trovate in alto a destra nel pallino, in fondo al video nella playlist selection, e ci vediamo mercoledì prossimo con la prossima lezione. Ciao a tutti, al prossimo video!